a tutti. Come avete visto, in questi giorni sono messo veramente male. Praticamente, domenica scorsa c'era un cheerleading day ad una palestra qui a Govone. Allora io ho detto, ci vado. All'inizio volevo solo filmare, invece no. Poi mi sono... Ho detto, ma sì dai, partecipiamo. Ed era tutto ok, tutto a posto, finché non ho fatto una capriola e sono finito fuori dal materassino. Mi ero preso troppo bene e non dovevo farlo. E adesso è tutta la settimana che sono dolorante. Lunedì e martedì l'ho passati a letto, coricato proprio. Mentre mercoledì e giovedì li ho passati invece col bastone. Mi spostavo, come avete visto, col bastone. E da venerdì, finalmente, posso camminare senza. Che è un passo avanti, confronto a come ero messo soltanto pochi giorni prima. E poi, però devo dire che ne valsa la pena, perché è stata una bellissima giornata. Poi abbiamo fatto anche zumba, quindi ho anche zumbato un pochettino. E poi mi hanno regalato una maglietta. Questa va. Tac. I love RDR. Che sarebbe I love ragazzi del Roero, che è il loro gruppo. Oggi mi sono messo qua, che è un po' in tono con come sono io d'umore, perché tempo fa lavoravo a Costigliole e lì praticamente tutte le giornate, cioè tutte le pause pranzo e anche il dopo ogni tanto. Oggi sono messo qua perché è in tono con il mio umore abbastanza, e perché tempo fa lavoravo a Costigliole d'Asti. E lì praticamente tutte le pause pranzo le passavo magari prendendo il sole, le passavo in mezzo alla natura, sempre. Ed era fantastico. Quindi oggi ci ho pensato un po', perché qua la giornata era molto bella. Prima, adesso non più, prima era molto soleggiata. E c'era questo venticello fresco, leggero. E allora ho detto, ma sì, facciamolo qui. Tornando invece all'episodio di prima, che dicevo che mi spostavo col bastone, è stato molto interessante e molto particolare un'esperienza che ho fatto. Praticamente il primo giorno che sono tornato a lavoro, mercoledì, siamo subito andati a fare un rilievo. Però io avevo il bastone, no? E praticamente mi spostavo col metro e il bastone dall'altra parte, e nel mentre facevo tutte quante le misure... Eravamo in due, c'era anche il capo, però è stato molto particolare, non penso che avrò altre possibilità nella vita di farlo, e spero di no anche, ma praticamente ci ho messo un sacco, anche perché poi dovevo spostarmi, era sporco, non dovevo prendere le pozze d'acqua perché qui è piovuto, e poi dovevo arrivare in posti che erano molto... inagibili per me. E ho pensato a quanto sia importante la legge sui disabili, la legge 13 sulle barriere, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto non ci avevo mai pensato, ma non è facile per chi non ha mobilità. Ad esempio, anche soltanto fare le scale è complicatissimo. Meno male che in stazione, per passare da una parte all'altra, in stazione ad Asti, cioè praticamente sono delle strisce pedonali con un semaforo. Però se uno vuole passare da un passaggio sopraelevato, praticamente deve farsi le scale, e le scale mobili non funzionano sempre, anzi sono sempre disattivate, tranne una che però sale solo, è dall'altro lato. Allora lì hanno messo l'ascensore, sembra una stupidaggine, ma l'ascensore è molto utile, soprattutto quando hai male. E poi ad esempio a casa è un casino, perché io sono in mansarda e per andare dalla cucina, che è il piano terra, fino a sopra, sono due piani, e ci mettevo... 5 minuti, ce li mettevo tutti. Anche perché poi ti arrivi, c'è la pausa, poi devi aggrapparti. Ecco, è molto importante anche lo scorrimano. Questo non l'ho mai valutato, ma è importantissimo. Riguardo al computer invece non ci sono news. Purtroppo non parte, si accende e si spegne sempre. E quindi, starò senza. Purtroppo dentro avevo anche una trasmissione radio che avevo iniziato a girare, praticamente l'avevo chiamata Inspiration Waves, onde di ispirazione, e dovevo finirla, era per Radio Dietro. Però vabbè, cercherò un modo di recuperarlo, magari stacco l'hard disk e recupero. Mentre sempre con Radio Dietro, l'altro giorno, venerdì, abbiamo fatto l'intervista a AT News di Asti, riguardante a un giornale di notizie,
poi a Asti Eventi e al Informa Giovani. E praticamente stiamo creando un sito, quello dell'Informa Giovani appunto, in cui dovremmo raccogliere tutte quante le informazioni, tutti quanti gli eventi che accadono nella provincia di Asti. E praticamente abbiamo fatto un'intervista radio riguardante tutto questo. E la dovremmo postare a breve, e il link lo metterò sotto il video. In questi giorni è successa anche un'altra cosa. Ho avuto del tempo in più, finalmente, per mettere a posto il saggio di danza del 2012. Quindi è in caricamento. E spero a breve di poterlo pubblicare. Vi saluto, al prossimo vlog e ciao!